Allora, Frocetti Belli, come va? Credete di essere Schumacher? Vi fate qualche giretto di pista? Vi divertite? Di che marca sono questi piccoli bolidi? Sono della Mercedes. Ai ai ai. Fanno anche le macchine adesso. Senti un po', tedesco, sai giocare alla lepre? Non sai giocare alla lepre? Ma allora te lo insegno. Dammi 50 franchi. Forse è meglio se scendo, non credi? No, no, vedrai, sono sicuro che adorano il gioco. Allora, alla lepre si gioca in questo modo. 50 franchi a chi riesce a farmi mangiare la polvere su due giri. 1+1, sapete contare? Bene. I soldi non ci interessano. Ah, ma io ho detto 50 perché mi secca levarvene di più, è chiaro. Ma un turista che non si fa fregare? Che razza di turista è, giusto? Senti, vieni qui. Butta un occhio nello specchietto in caso fossi già dietro di te al secondo giro. Almeno ti risparmi un giro a vuoto. Eh? Bel pollastro. Grazie, ragazze! Vattene, presto! Sparisci! Va bene. Con voi mi diverto, ma devo passare in officina. Non so cosa abbia la mia macchina, oggi non cammina. Quando volete vi do la rivincita. I tuoi 50 franchi. E adesso che facciamo? Si beve. Daniel, non ci passi! Ma sì, ma sì. Allora, belle bavaresi, tutto bene? Sempre col trattore. Scusatemi per l'altra volta, avevo dimenticato il freno a mano, era per questo che non camminavo. Ehi, parlo con te. Adesso va molto meglio, sai, rifacciamo la lepre o vi è bastato? Va bene, va bene. Va bene, va bene. Voi francesi vi date sempre delle aree da grandi uomini. Vieni con me sull'autostrada e vediamo. Te la sei presa. Te la faccio esplorare a tuo Peugeot. Davvero, te la sei presa. No, mi dispiace, davvero, mi dispiace. Ti do un'altra possibilità, ma stavolta non scommetto pesante perché comincio a seccarmi di fregarti i soldi così facilmente. Tieni, tesoro. 10 franchi. La pagherai la tua insolenza. Meglio insolenti che ridicoli. Non avrai esagerato un pochino? Ma no, via 789 di far scattare il rosso. Jean-Bat, fa scattare subito il rosso. Ok, perfetto, 12 e 13, tenetevi pronti. Domani lavori? No, sono di riposo per fortuna. Numero 13, ricevuto, ma ho un problemino. Ci sono due sbirri arpionati al semaforo. Ma porca puttana! Beh, mandali via, no? Sì, facile da dire, è come li scordo. Arriviamo al numero 11, sbrigati o finisce male. Bene, Polo, passameli! Che non c'era proprio altro. Sì, scusate, signori, è per voi. Pronto? Commissario Gibert, antiterrorismo, abbiamo localizzato una bomba ed è proprio lì accanto a voi! Cosa? Dove? Nel semaforo! Non perdete la calma, sappiamo come arrestare il meccanismo! Ah! Bene, mi stia a sentire! Metta la chiave nell'interruttore e faccia scattare il rosso! Ma il semaforo è già rosso! Ma lasci stare il colore del semaforo! Metta la chiave nell'interruttore e la giri verso destra! Chiaro? Sì! Sì, signor commissario! Vai. Abbiamo superato il numero 12. Allora, si vuole muovere, cosa aspetta? Fermate. Numero 19 e 20, tenetevi pronti. Dopo il 20 non c'è più niente. Sì, lo so. Sei sicuro che è di qua? È una scorciatoia. Thank you.
va sull'autostrada è un uomo morto. Abbiamo più potenza. Barriera, forse c'era un motivo, Daniel. Qui l'autostrada è interrotta e non c'è uscita. Beh, dal momento che lo sai, allora siamo a cavallo. Daniel, anche se sembro calmo, non va per niente bene. Non manca molto ormai. È questo che mi preoccupa, voglio vivere a lungo. 10 secondi. Mangia quel topo, avanti! Ti devi fermare, il ponte è finito. 5 secondi. Finisci, ma spero farlo pezzi avanti! Daniel, ferma tutto, ti supplico, lasciali vincere! Hai scommesso 10 franchi, non vorrai morire per 10 franchi! Adesso mai più, ti alzi forte! Yes! Buzz? Ah, bravo Carl, abbiamo vinto! Sei sicuro? Ti giuro che mi hai fatto prendere uno spavento. Sai che credevo davvero che preferissi morire che farti superare. Rileggiti la lepre e la tartaruga. È sempre la tartaruga a vincere. Ehi, hey, Einstein! La Fontaine, lo conosci? Verdammte Scheisse nochmal! Verdammte Scheisse! Verdammte Scheisse zum Teufel nochmal! La sfranta lepre non contenta di essersi fatta superare da piccola tartarucca! Ja! Capo Cougar sarà molto contento! Era da tanto tempo che sognava di mangiare spezzatino di lepre! Ja, ja! Crossa lepre! Crossa lepre!